Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video di unboxing che so che vi piacciono sempre molto. Quest'oggi un po' diverso perché è un ordine interamente di vini francesi, fatto su una piattaforma di vendita online di vini francesi che vende anche in Italia, quindi ha il sito completamente in italiano. Ve l'avevo anticipato qualche video fa nel mio video della Borgogna contro Bordeaux, quindi se ve lo siete perso andate a vedervelo. Sigla e poi partiamo subito con l'unboxing. Allora ragazzi, la piattaforma su cui ho effettuato questo ordine è Vinatis. Non so se voi la conoscete, ma per me è stata la prima volta che acquistavo da loro. Avevo voglia di vini francesi, sono andato online su Google, ho cercato e tra i primi risultati mi usciva appunto questa piattaforma, l'ho guardata, mi sembrava fatta bene, mi sembrava ci fossero buone recensioni e quindi ho deciso di fare l'ordine. Tra l'altro, se non ricordo male, mi sembra che qualcuno di voi, forse Gianmaria, ho questo flash, in qualche commento sotto uno dei miei video me l'avesse già consigliata, perché mi ricordo un consiglio su una piattaforma di vini francesi e col senno di poi mi sembra fosse proprio questo. Non posso ancora dirvi se appunto sia valida o meno anche dal punto di vista dei vini acquistati, perché generalmente faccio degli ordini abbastanza variegati e il giudizio me lo faccio un po' sulle bottiglie, diciamo in una fascia di prezzo non troppo alta, perché chiaramente sulle bottiglie importanti, salvo che la bottiglia sia diciamo tra virgolette guasta, cioè se non sia stata conservata bene eccetera eccetera, altrimenti il giudizio tendo a farlo un po' sulla selezione che viene fatta da queste cantine online, chiamiamole così, e quindi non ho ancora esperienza, quindi mi riservo di bere un po' di bottiglie e capire, perché cerco sempre di spaziare un po', perché mi piace provare. Quindi anche quando faccio gli ordini sui siti italiani, ci sono alcuni vini che scopro che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e che prenderei, e altri che, come ovvio, magari sono un po' meno buoni o comunque non incontrano particolarmente il mio gusto. Però di base poi il giudizio viene fatto un po' sulla media delle bottiglie, anche capire se hanno difetti. Insomma, mi era capitato su una piattaforma di vendita di vino online italiana di fare un ordine e poi su 10 bottiglie 3 sapevano di tappo. Ora, può essere che sia stata la sfiga, può essere che in realtà la colpa non sia della piattaforma, però 3 su 10 è una percentuale abbastanza importante. Quindi qua è la prima volta che acquisto, sono molto curioso, anche perché ho voglia di aprire queste casse e bere alcuni di questi vini, perché ce l'avevo lì da qualche giorno ma non avevo tempo di fare l'unboxing. Quindi partiamo subito e vediamo cosa ho comprato. Sono 3 casse, perché se non sbaglio avevo ordinato una quindicina di bottiglie, ho detto già che facciamo un ordine di vini francesi, che poi magari non è che li bevo tutti di fila, ne prendo un po', così poi me li tengo lì, e quindi appunto ho preso una quindicina, e sicuramente ci sarà una preponderanza, o perlomeno se non ricordo male, perché poi a volte faccio gli ordini, metto bottiglie, poi le tolgo, le cambio, però una preponderanza di bottiglie appunto di Bordeaux e Borgogna, perché nel momento in cui ho fatto l'ordine, al momento in cui stavo pensando di fare quel video, quindi ero abbastanza settato su queste zone. Partiamo subito con la prima bottiglia. Allora, e infatti come voleva si dimostrare, prima bottiglia Bordeaux, non ci sbagliamo. Allora, abbiamo una riserva 2018 della cantina Château La Motte-Vincennes, se qualcuno parla bene francese abbia pietà di me. Abbiamo un blend di 80% Merlot, 12% Cabernet Franc e 8% di Cabernet Sauvignon. Premiato medaglia d'oro a questo concours général agricole a Parigi nel 2019.
Voglio anche capire un po' questi premi in Francia, quanto sono affidabili. Penso che mi piacerebbe poi portarvi un video specifico sui premi e sui riconoscimenti dei vini, perché sicuramente c'è molto da dire. Mi piacerebbe capire i premi francesi quanto sono affidabili e poi quali, cioè nel senso quali riconoscimenti diciamo sono più affidabili e quali magari sono più dettati da regioni più commerciali. Perché loro in Francia utilizzano molto, questo l'ho sempre visto, o in etichetta come in questo caso, aspettate che ve lo faccio vedere, oppure proprio con diciamo bollini adesivi equivalenti messi apposti sulle bottiglie, utilizzano molto proprio esporlo anche sulla bottiglia il fatto che un vino sia premiato. Quindi voglio capire un po' i premi francesi, appunto, quali sono affidabili, quali no, e in modo da, anche per il futuro, anche per me, sapermi destreggiare. Seconda bottiglia. Dunque, ok, allora, secondo vino abbiamo un Côte d'Oron, quindi ci troviamo a sud rispetto alla Borgogna, e siamo appunto lungo il fiume Rodano. Cantina Guigal, è un vino del 2017. Questo vino è a base di Syrah, Grenache e Mourvèdre. I vini della Côte d'Oron, quando sono fatti bene, devo dire, oltre ad essere buoni, hanno un buon rapporto generalmente, almeno qualità-prezzo, e questo è segnalato con 90 punti da Robert Parker, quindi questa è sicuramente una garanzia. Per cui, insomma, speriamo che ne valga la pena. Poi ovviamente quelli che saranno i vini che meritano, poi ve li porterò in degustazione sul canale. Terzo vino, ok, abbiamo un bel Puy-Fumé. Puy-Fumé è un AOC, spero di pronunciarlo giusto, che è Appellation d'origine contrôlée, che è l'equivalente delle nostre DOC, e questa è famosa, innanzitutto si trova sulla riva destra della Loira, ed è famosa per il Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc che in questa zona sono particolarmente fini, eleganti, con le note chiaramente tipiche di questo vitigno che a me piace molto. E questo, anche questo, è una medaglia d'argento a Parigi, quindi, e tra l'altro aveva anche un buon rapporto qualità-prezzo, perché in genere comunque si trovano sui 20 euro più o meno a salire, e questo ne costava meno, adesso non mi ricordo esattamente quanto ne costava meno, quindi se fosse fatto bene sicuramente è un vino da tenere presente. Ma andiamo avanti e vediamo cosa ci riserva il quarto vino. Siamo tornati a Bordeaux, cantina Chateau Basclat, annato 2019, un blend di Merlot per l'80% e Cabernet Sauvignon, anche questo premiato medaglia d'oro a Parigi. Mi ricordo che aveva un ottimo prezzo e quindi mi sono detto proviamo. In questi casi qua si fa un po' all'azzardo, a volte si hanno dei vini assolutamente mediocri, qualche volta si scopre qualche chicca con la quale poi riempire la cantina, quindi questo sarà una di queste prove. Quinto vino, ok, quinto vino, ci troviamo in Linguadoca, quindi siamo a sud della Francia, Languedoc-Roussillon, una zona che si estende dalla Provenza fino ai Pirenei, quindi diciamo fino verso la Spagna. Questo è un Saint Chinian della cantina Calmel e Joseph, è un vino biologico a base di Syrah, Grenache e Carignan Noir. Me lo aspetto bello corposo, bello fruttato, era ben recessito, quindi vediamo com'è. Sesto e ultimo vino di questo scatolone, e ci troviamo, ok, finalmente ci troviamo in Borgogna. Questo è un vino a base di Pinot Noir, quindi Pinot Nero e Gamay. La zona di Coteau Bourguignon, cantina Albert Bichot, se non ricordo male è una cantina a conduzione familiare, e aveva anche un ottimo prezzo, considerata appunto
questa zona, quindi ho ottime aspettative. Ma adesso vediamo subito di aprire il secondo scatolone e di vedere cosa ci aspetta, anche perché mi ricordo che avevo comprato sicuramente anche qualche bollicina. Quindi eccola qua, eccola qua. Allora, ok, vediamo subito cosa c'è. 6 bottiglie anche per questo scatolone, e partiamo proprio dalle 2 bollicine, perché tanto sono identiche. Ho preso 2 bottiglie dello stesso vino, Crémant di Borgogna, Cantina Louise Bouillot. È un rosé a base di Chardonnay, Pinot Nero, Gamay e Aligoté. Non l'ho mai assaggiato questa cantina, ma era comunque segnalata, ma non l'ho acquistato per quello, dalla guida Achète, che è sicuramente molto diffusa in Francia, con un coup de cœur, come lo chiamano, appunto questa segnalazione della guida, quindi un colpo di cuore, quindi diciamo un vino che teoricamente dovrebbe piacere molto. Ma come dicevo, io sono un amante di Crémant, perché ne ho provati tanti, sia di Borgogna, della Loira, dell'Alsazia e altri, e devo dire che ho quasi sempre trovato dei buoni prodotti in relazione al prezzo, perché considerate che il Crémant, che un tempo doveva avere una pressione inferiore, un po' come il nostro Sauternes, però sono dei vini spumanti in Francia, al di fuori della zona dello Champagne, prodotti con metodo classico. Metodo classico, ma li si trova appunto spesso a prezzi a partire dai 10, 11, 12 euro, e per quella che è la mia esperienza sono sempre stati dei prodotti che in relazione al prezzo erano davvero interessanti, considerato che premono un metodo classico. Non che il metodo Charmat non sia usato, che da loro c'è il metodo Champenoise, che è il nostro metodo classico, e il metodo Charmat, ma il metodo Charmat da loro è utilizzato. Però devo dire che è molto utilizzato il metodo Champenoise, un po' diciamo come regola, sono gli spumanti che proprio non siano a prezzi da manette, cioè di quei prodotti che assolutamente non dovete ingerire. E appunto, però, uno molto spesso già in questa fascia di prezzo si porta a casa un prodotto che è sicuramente piacevole. Chiaramente non ci si può aspettare da un vino da 20 euro di avere le caratteristiche di un vino da 50, però per quella che è la mia esperienza devo dire mi hanno sempre soddisfatto, quindi spero che valga di portarvi anche questa in degustazione. Nono vino. Ah, ok, questo me lo ricordo perfettamente. Non ci si può sbagliare, guardate, perché sto ridendo dall'etichetta, perché questo è un Bordeaux che è stra premiato. Considerate che era una bottiglia che veniva sui 10 euro. È un Bordeaux del 2017, della cantina Château Les Réuils, credo di averlo pronunciato, ma non lo so. 2017, dicevo, che ha vinto medaglia d'oro a Lione. Medaglia d'oro a questo concorso internazionale di vini, medaglia d'oro a Mâcon, se non leggo male, a Parigi, a questo altro premio che conosco, Gilbert e Gaillard, al concorso di Bordeaux e a quest'altro concorso di Parigi. Quindi, anche se come regola non ci si può basare solo sui premi, e anzi, poi appunto, come vi dicevo, è opportuno fare un video ad hoc, perché non sempre i riconoscimenti, diciamo, possono essere, come dire, sentore di ottima qualità del vino. Però voglio dire, su 7 medaglie d'oro, voglio dire, anche soltanto 2 o 3 oneste ci saranno, per cui voglio dire, speriamo che questo sicuramente ve lo porterà in degustazione, anche se non è buono, così nel caso sfatiamo il discorso dei premi. Ma andiamo avanti. Vino numero 10. Oh, questo mi ricordo perfettamente l'etichetta, molto particolare, e ho ottime aspettative su questo vino. Questo è un altro vino della lingua d'oca, la cantina Jeff Carrel. Annato 2019, ottenuto da uve Grenache, Carignan e Syrah.
con vigneti che hanno oltre 40 anni, aveva delle ottime recensioni e degli utenti e era consigliato da Robert Parker. Questo secondo me potrebbe essere uno di quei vini con un'ottima qualità, un rapporto qualità-prezzo, perché pensate, costava circa 10 euro e quindi spero veramente su questo di non essermi sbagliato. Vediamo l'11° vino. Allora, torniamo tra i bianchi e torniamo anche in Borgogna, perché questo è un aligoté. L'aligoté è un vitigno autoctono della Borgogna, della seconda bacca più coltivata dopo lo Chardonnay. Questo qua è prodotto in purezza, perché spesso l'aligoté si usa per dei blend, e quindi volevo volente assaggiare in purezza, perché avevo già bevuto l'aligoté in purezza, ma devo dire la verità, non ne ho grande memoria, quindi volevo riassaggiarlo. Non so com'è, ve lo farò sapere. Concludiamo con la 12ª bottiglia e ultima di questo scatolone e abbiamo anche qua un taglio bordolese, annata 2016 dello Chateau Vieplanty. Direi basta, direi che possiamo andare ad aprire l'ultimo scatolone. E abbiamo 4 bottiglie, quindi in totale. Quindi in totale ho preso 16 bottiglie. Beh, un ottimo ordine. Vediamo un po'. 13° vino. Abbiamo un Domaine de Val. Allora, questo vino qua era a base di Grenache e Syrah. Vi dico la verità, non mi ricordo molto, ma mi sembra fosse un vino in offerta, quindi ho preso un po' così per curiosità, per provarlo, ma non ho grandi informazioni da darvi. E invece passiamo ad un vino rosé, che ha un nome molto simpatico e anche l'etichetta, tutto sommato, che è Le Pieds dans l'Eau. E questo era un vino che era piaciuto molto agli utenti della piattaforma. Tra l'altro, andando verso il periodo estivo, i rosé sono molto amati in Francia, generalmente li fanno anche bene. Anche qua era base di Grenache, Syrah, Cinsault, Cabernet e Merlot, se non sbaglio. Purtroppo non c'è scritto in etichetta, però potrei essermi sbagliato magari su uno di questi vigneti, però su questo sono convinto che dovrebbe piacermi. Tappo a vite, che è assolutamente sensato per una bottiglia di questo tipo. Anzi, se non l'avete visto, vi consiglio di andarvi a rivedere il mio video sui tappi del vino, perché è molto utile. Tappo a vite che molto spesso è un po' snobbato così, senza sapere perché, ma in vini di questo tipo da bere giovani ha assolutamente senso, è economico, conserva perfettamente il vino, quindi ecco, non facciamoci, rovinare il dia di un vino dal pregiudizio, perché anzi in Italia secondo me dovremmo iniziare a non sottovalutarlo e su questo tipo di vini ad utilizzarlo tranquillamente. Penultimo vino di questo unboxing. Oh, questo me lo ricordo, è un altro bel pino nero della Borgogna, della catena Montverrier, anche questo premiato con una medaglia d'oro. Annata 2019, 14,5% di gradazione alcolica. Questo mi ricordo che aveva sentori di prugna, vaniglia, tostati, sfumature di liquirizia. Questo costava relativamente poco, perché è una bottiglia da 16 euro, ma per un pinot nero della Borgogna in realtà è poco, però. Su questo ho delle ottime aspettative, quindi spero non mi deluda, perché avevo letto delle ottime recensioni, quindi speriamo bene. Ultima bottiglia e abbiamo concluso. E concludiamo con un bel Bordeaux Supérieur. Questo è un millesimato 2017, Cantina Château Turcot.
è ottenuto da un blend di Merlot per l'85% e Cabernet Sauvignon per il 15% e fa un affinamento in barrique ottenuto da quercia francese. Quindi devo dire, ottimo ordine, c'erano anche dentro in realtà delle bottiglie che non me le ricordavo di aver preso, sono molto contento. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi magari sapere qua sotto nei commenti se avete già assaggiato qualcuno di questi vini o comunque un po' qual è la vostra esperienza con i vini francesi, se li conoscete, se non li conoscete, se avete delle preferenze. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.